come e quanto ho guadagnato grazie al mio canale YouTube durante il primo mese di monetizzazione attiva e il mio canale da 2000 iscritti, troveremo le risposte in questa valigetta. Questo è Investitori Folli, la più folle community di investitori in Italia. Prima di aprire la valigetta però, io vi chiederei un attimo di lasciare un like sulla fiducia per supportare il canale, ovviamente di iscrivervi nel caso non lo foste già lasciando la campanellina, ma soprattutto vorrei fare un giochino con voi, quindi prima che inizi il video e che vi svelo i miei guadagni, scrivetemi nei commenti secondo voi quanto ho guadagnato, così poi vedremo se ci avete azzeccato o meno. Detto questo, possiamo procedere all'apertura. Volevi! Ma che, pensavate che ci fossero dei contanti dentro? Contanti saluti! Vi avevo detto che qui avremmo trovato le risposte alle domande su quanto e come ho guadagnato ed effettivamente ci dobbiamo mettere insieme al computer. Quello che dovremmo fare essenzialmente è andare nella parte segreta di ogni canale YouTube, quindi nel mio YouTube studio. Da qui possiamo avere una panoramica generale di quello che è il mio canale, appunto possiamo vedere i contenuti, le analytics eccetera, ed è proprio la sezione analytics che ci interesserà a noi. Qua come potete vedere possiamo già trovare il numero di visualizzazioni che abbiamo fatto negli ultimi 28 giorni, il numero di ore, il numero di iscritti che abbiamo guadagnato e anche quanti soldi abbiamo generato, cosa che però lascerei per dopo perché prima voglio spiegarvi un po' come funziona la monetizzazione su YouTube. Ma innanzitutto, come si ottiene la monetizzazione? Allora, per ottenerla bisogna avere 1000 iscritti, che per me, come per molti altri content creator, è la cosa più semplice, perché il secondo requisito è avere 4000 ore di visualizzazione pubblica negli ultimi 365 giorni nei video quelli normali, standard, lunghi. E a meno che voi non siate youtuber, non potete nemmeno immaginare quanto si difficile raggiungere queste ore. Io per fortuna ero sulla buona strada, ma ho avuto la botta di culo, passatemi il termine, di caricare questi due video che mi sono andati benissimo, totalizzandomi 13.000 e 24.000 visualizzazioni, che per quanto riguarda la mia nicchia sono veramente tantissime visualizzazioni, sulle quali purtroppo non ho guadagnato niente perché appunto non avevo ancora i requisiti necessari per attivare la monetizzazione, però che mi hanno portato a ottenerla. Quindi sono più che soddisfatto. Perché noi youtuber veniamo pagati? Questo mi pare ovvio perché durante i nostri video compaiono degli spot pubblicitari, esattamente come in televisione. Sta di fatto che le aziende stanno investendo sempre più fondi nelle pubblicità, nei new media, piuttosto che in quelli tradizionali. Questo perché mentre sui social è molto più facile far sì che la tua pubblicità, il tuo spot, sia targettizzato, sia posizionato proprio al tuo pubblico di riferimento, questo è molto più difficile in televisione, dove ti puoi basare solo sugli orari e sui programmi che vengono trasmessi, però essenzialmente il tuo pubblico può essere composto da tutti. Quindi se per esempio abbiamo un'azienda che produce videogiochi e deve decidere se spendere 100.000 euro tra diversi passaggi televisivi che però possono vedere tutti, piuttosto che far comparire il loro spot su dei canali che trattano prevalentemente gaming, è ovvio che opteranno per la seconda. Ed ecco quindi che si è fatto necessario parlare di due metriche importantissime, il CPM e l'RPM. Il CPM è esattamente quanto paga un'azienda per far comparire il suo spot ogni 1000 visualizzazioni su dei video YouTube. Quindi questo valore è il totale che viene pagato a YouTube. Mentre l'RPM è quello che viene dato a noi creator dopo che YouTube si è già presa la sua parte. Questi valori però non sono dei valori fissi, ma possono cambiare a seconda del periodo, dell'area geografica in cui viene mostrato il video e quindi delle aziende che pagano. Per esempio nei paesi più ricchi, tipo in America, troviamo dei CPM molto molto più alti rispetto ad altri. E la terza cosa più importante che va ad influenzare il CPM è, come avevamo anticipato prima, la nicchia. Mi ricordo tanti anni fa, quando io iniziai a fare YouTube su un altro canale, che c'era la leggenda di guadagnare un euro ogni 1000 visualizzazioni. Adesso non è più così, ma appunto dipende dalla tua nicchia, da che tipo di contenuti fai e soprattutto di che tipo di pubblico hai. Una delle nicchie più pagate su YouTube è proprio quella degli investimenti e del business in generale, di cui io, fortunato,
stato, faccio parte. Eppure durante il mio primo mese non ho praticamente guadagnato niente. Possiamo vedere infatti che negli ultimi 28 giorni io sono stato pagato 3,52 euro ogni 1000 visualizzazioni, che per un totale di 5.935 visualizzazioni ci portano a un guadagno lordo, perché poi va tassato, di 20,87 euro. Sono ricco. Ah, non ho più bisogno di fare niente nella vita, posso tranquillamente andare in pensione. Tutti gli articoli sugli influencer, gli youtuber pieni di soldi sono veri. Possiamo anche vedere nel dettaglio che nel mese di dicembre ho guadagnato 26 euro, quindi non male in realtà. Nel mese di novembre ne ho guadagnati 4,18 euro, ma soltanto perché la monetizzazione mi si è attivata proprio gli ultimi due giorni di novembre, mentre nel mese di gennaio, che è appena iniziato, ho guadagnato 34 centesimi. Ora, la cosa figa è che noi possiamo vedere esattamente quanto abbiamo guadagnato da ogni video. Per esempio questo qui, dove abbiamo regalato dei bitcoin in giro per via del corso, possiamo vedere che con 2600 visualizzazioni mi ha portato ben 10,97 euro, che se andiamo ad analizzare consiste in 7,78 euro di CPM, cioè di quanto hanno pagato le aziende per sponsorizzarsi in questo video, e a noi un guadagno di 4,16 euro ogni 1000 visualizzazioni. Quindi questo vuol dire che se avessi fatto più visualizzazioni, diciamo che avrei avuto un guadagno un po' più importante, mettiamola così. Un motivo del perché questo mese sto ancora guadagnando così poco è che io ho caricato soltanto ieri questo video qua, che appunto è intitolato 5 metodi per fare soldi online nel 2024, quindi si tratta di un video proprio incentrato sul business. Siamo arrivati a 843 visualizzazioni in meno di 24 ore, solo che purtroppo non possiamo ancora visualizzare le entrate perché ci vogliono 2 giorni prima che YouTube le inizi a calcolare. Però dato che si tratta di un video di business, io penso che avrà un RPM comunque più alto della media e magari riuscirò a guadagnare anche 6 euro da questo video. Comunque sia, carissimi investitori, questi erano i miei guadagni nel mio primo mese di attività su YouTube con un canale di intrattenimento a tema finanziario e 4 video di media a settimana. Pensavate di più, di meno? Io sinceramente un po' speravo di più, però comunque mi fa piacere iniziare a vedere i primi guadagni, le prime soddisfazioni. Comunque, già il fatto di sapere che c'è qualcuno che mi paga per quello che sto facendo, per portare avanti le mie passioni, è bellissimo. Comunque, facendo un rapido calcolo, continuando di questo passo, dovrei riuscire a guadagnare all'incirca 450 euro nel corso del prossimo anno. Ma io voglio lanciare una sfida a me stesso e al Michelangelo del futuro e cercare di portarmi a casa il 2024 con 5000 euro guadagnati attraverso YouTube. Sembra un traguardo molto lontano anche a me, però io voglio cercare di puntare in alto e ce la metterò tutta. Quindi iscrivetevi e rimanete con me, perché tra un anno vedremo insieme se ce l'ho fatta. Detto questo, come al solito, lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciate la campanellina perché serve sempre, mi dovete aiutare a raggiungere il mio obiettivo e mi piacerebbe discuterne un po' nei commenti. Quindi ci vediamo lì sotto.